sentenza per Niccolò, perché ha vissuto questo processo andando a tutte le udienze e avendo il coraggio di guardare in faccia chi lo ha accoltellato, Stefano Bettarini, in procinto di partire per l'Isola dei Famosi dove ha già ricoperto il ruolo di inviato in passato, si racconta a Verissimo nella puntata in onda sabato 2 febbraio alle ore 16:00 su Canale 5. Il mio cuore, aggiunge, è con quelle famiglie che non hanno avuto la stessa sentenza che abbiamo avuto noi, e poi nostro figlio è ancora qui. Il Tribunale di Milano il 18 gennaio ha condannato a 9 anni di carcere per tentato omicidio aggravato l'esecutore materiale dell'aggressione avvenuta a luglio nei confronti del figlio di Stefano e di Simona Vinci. Stefano Bettarini diventa naufrago dell'Isola dei Famosi. L'ex calciatore parla anche dell'imminente avventura in Honduras. Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. Ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffano in tutto. I miei genitori ormai sono navigati. A proposito della mia partenza per l'Honduras mi hanno detto di godermi l'esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto. Stefano Bettarini dagli esordi in calcio a Simona Ventura. Punto nel corso dell'intervista con Silvia Toffano c'è tempo per ripercorrere la vita del vecchio. Da quando ha 13 anni cominciò a giocare a calcio in ritardo rispetto a quanto si fa di solito, normalmente si comincia a 8 anni alla bellezza fisica che lo accompagna da sempre. Non mi dava fastidio quando sottolineavano il mio aspetto fisico rispetto al mio rendimento sul campo, c'ero abituato. È sempre stato così. Il naturalmente all'inizio e alla fine del suo matrimonio con Simona Ventura, ex moglie con cui i rapporti sono tornati civili dopo l'accoltellamento del figlio Niccolò e la partecipazione di Bettarini a Temptation Island con la sua nuova fidanzata. E proprio rispetto a Simona e alla fine della sua storia con Gerò Carraro, Simona patisce sempre la crisi del settimo anno, le altre che con Merlo Messico, si riferendosi al nuovo compagno di Super Simo, il giornalista